Senta, lei ovviamente lei, insomma, è un magistrato di grande esperienza, di grande responsabilità, e, insomma, l'antimafia la mangia, la vive, è protagonista. Però arrivo alla domanda. Quando si dice la corruzione conosce bene, quando si dice ma è un'inchiesta solo verbale e al momento solo verbale, quindi difendiamo il nostro interessato, non si dà dello sprovveduto a dei giudici, scusi? Ma guardi, io non entro nel merito dell'inchiesta perché non, certo, ripeto, la conosco poco. C'è un pool di magistrati che si occupa del processo, avranno fatto tutti gli accertamenti, finora credo che siano alla vigilia di una richiesta di proroga delle indagini per ulteriori approfondimenti, e io non so se le indagini sono composte solo da dichiarazioni o da documentazione, immagino l'uno e l'altro, immagino, però non saprei dire. In genere queste indagini si fanno in maniera molto approfondita attraverso anche pool specializzati sia di investigatori che di magistrati inquirenti, quindi non credo che si tratti di avventure. Concordo, questa è la mia idea. Concordo assolutamente con lei. Senta, la corruzione del Nord è stata, quando le prime volte lo dicevate voi, lo diceva lei, insomma, sono saltati tutti sulla sedia, eccetera. Adesso la cosa si sta allargando, siamo a una svolta epocale, cioè potrebbe arrivare uno tsunami? Ma io non lo so se può arrivare uno tsunami, probabilmente, ripeto, se i fenomeni sono così estesi, chiaramente lavoro per gli inquirenti ce ne sarà ancora, tanto. Quindi, insomma, voglio dire, noi dobbiamo auspicare che così come vengono a galla fenomeni di evasione fiscale, vengano a galla anche fenomeni di corruzione e di malgoverno. Quindi questo è quello che noi cittadini dobbiamo auspicare. Dopodiché però bisogna trovare delle soluzioni e dei correttivi. Arriviamo adesso alla legge anticorruzione. È un anno con lei, è un anno che ne parliamo e siamo punto a capo. Non solo siamo punto a capo a livello di governo centrale, ma siamo anche punto a capo qui a Milano, perché l'antimafia qui a Milano ancora non c'è adesso, e quindi si fa fatica a creare questi benedetti organi di controllo, eccetera. Allora, andiamo per gradi. Allora, legge anticorruzione. Parliamoci chiaro, chi non la vuole? Lo dico perché un po' lei ce l'aveva anche un po' detto, no? Alcuni settori, per esempio, del mondo bancario sono restii a percepire delle forme di controllo più affinate. Perché dico questo? Perché lei ci aveva detto, oggi come oggi la mafia è quella dei colletti bianchi, è quella dei top manager, è quella di certi livelli, eccetera, per cui queste resistenze con un nuovo governo non si capiscono più. Perché? Quindi qualcuno non le vuole queste benedette controlli, scusi. Ma l'iter parlamentare effettivamente è molto faticoso e bisogna anche ricordare che siamo molto indietro rispetto agli obblighi internazionali, perché c'è stata richiesta una nuova normativa anticorruzione da parte dell'Europa che noi ancora non facciamo. Occorre fra l'altro allargare l'ambito della corruzione e prevedere anche la corruzione tra privati, che in Italia non esiste. E quindi punire anche questa, e poi il traffico di influenza, il reato di traffico di influenza, cioè quel reato che prevede una commistione di persone che si scambiano favori reciproci, perché vede, per la corruzione occorre che sia provato sia il vantaggio che va all'amministratore, sia il vantaggio che l'amministratore fornisce a chi gli ha dato i soldi. Se non è provato questo scambio tra prezzo e beneficio, allora non c'è reato di corruzione. Allora, con il traffico di influenza invece si punisce tutta quella rete di relazioni che assicurano scambi reciproci che non sono necessariamente legati ad una prestazione particolare, ma sono legati proprio ad una rete di scambi di favori, una rete di protezione molto più ampia. Quando si parla della famosa cricca si intende proprio questo. Sì, la famosa cricca su cui ancora tante cose bisogna poi chiarire. Però veniamo proprio al punto, cioè la mafia della finanza, la mafia di piazza che va a piazza, che si quota o comunque che penetra Piazza Affari.
sentiamo poco gli organi. La Consob fa, scusi, mi permetta, fa ridere i controlli della Consob rispetto alla fin... Non dico che non ci sia una buona intenzione della Consob, non lo metto in dubbio, però rispetto a quello che ci dice lei, i rivoli sono quasi subliminali, non si percepiscono, cioè la mafia dei colletti bianchi agisce ancora indisturbata. Cosa aspettiamo? È un settore sul quale bisogna intervenire. Io ho già detto una volta che ancora questo governo non ha affrontato di petto il problema del contrasto alle organizzazioni mafiose e al necessario aggiornamento delle normative antimafia. E qui entra in gioco il discorso sul riciclaggio, bisogna colpire anche l'autoriciclaggio, bisogna anche qui inasprire le pene e allungare i termini di prescrizione, bisogna fare tutta una serie di interventi di cui finora non abbiamo sentito parlare, anche se sono stati annunciati interventi anche su questo settore e aspettiamo di vedere quali saranno e se saranno efficaci. Certamente il problema c'è e ripeto, in tempo di crisi economica questi fenomeni diventano ancora più frequenti e si più parla pericolosi. Piuttosto, scusi se la interrompo, di riforma della giustizia, che francamente è importante perché comunque si deve anche migliorare e velocizzare, soprattutto aggiungo io quella civile, meno quella penale, che secondo me funziona. Quella civile è obiettivamente troppo lenta, no? Però si parla di riforma della giustizia con una corruzione dilagante che sta penetrativa a livelli paurosi, che ormai ha conquistato il nord. Cioè, non mi sembra che la riforma della giustizia in quanto tale sia questa assoluta priorità. Cioè, come ha detto lei, la corruzione costa, interveniamo su quello perché ci costa. Sì, sì, la corruzione costa. Io non sono contrario alla riforma della giustizia, purché sia una riforma che, come dire, migliori l'efficienza della giustizia, la renda più veloce, più rapida, come dire, impedisca prescrizioni di massa di processi. Sono, in questo momento sono circa 170.000 all'anno i processi che vengono estinti per prescrizione, quindi sono tantissimi, e quindi su questo bisogna intervenire. Tra l'altro, al governo qual è, scusi? Quello di intervenire sulla giustizia per migliorare, non sulla magistratura, sull'assetto della magistratura che è stato già riformato anni fa con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Noi oggi dobbiamo riformare il processo civile e penale. Sul civile alcuni interventi sono stati fatti e hanno migliorato la situazione, altri ne devono essere fatti. Sul penale è stato fatto poco o nulla e c'è da fare molto, perché bisogna sfoltire tante cose inutili per velocizzare la giustizia, evitare appesantimenti, evitare come dire, tutte quelle lungaggini che servono soltanto a far perdere tempo e ad arrivare al decorso dei termini di prescrizione. Allungando anche i termini di prescrizione, così come avviene in altri paesi. Voglio dire, io capisco che ci sia un termine di prescrizione fra la data in cui viene accertato il reato e il momento in cui viene rinviato a giudizio, ma se il reato viene commesso nel 2000 e io lo accerto nel 2005, non posso far decorrere i termini di prescrizione dal 2000, ma da quando è stato accertato, perché altrimenti l'accertamento arriva troppo tardi. Senta, poi chiudiamo questo capitolo. Formigoni dice che sulla vicenda della Lombardia i media sono stati morbosi e c'è un'amplificazione della corruzione, accuse media insomma di morbosità. Beh, questa è una valutazione che lascio al governatore Formigoni. Voglio dire soltanto che la Lombardia è la regione più ricca e più evoluta d'Italia, e è chiaro che questo, quello che succede in Lombardia ha una evidenza molto maggiore di quello che avviene in altre regioni del paese. Quindi è il peso che la Lombardia ha nel nostro sistema economico e politico. PIL nero lombardo ormai ha ampiamente sorpassato quello calabrese o quello siciliano, per il solo fatto che siamo più ricchi, giusto? Ah, certamente, certamente. Il mafioso ha sorpassato quello del sud, quello lombardo, quello del nord. Immagino proprio di sì, perché il cuore delle attività economiche, sia finanziarie che imprenditoriali, è spostato verso il nord Italia. E questo inevitabilmente, poi l'ha premesso, inevitabilmente un'azione così penetrativa poi insomma
provoca delle conseguenze. Vediamo a Milano. Ma guardi, anni fa era stato annunciato un osservatorio regionale della Lombardia, questo. Della Lombardia, sulle infiltrazioni della mafia nell'Expo 2015, proprio per prevenire queste infiltrazioni. Francamente non so che lavoro abbia fatto e se ancora esiste questo organismo, quindi non ho idea. So che a livello comunale c'era stato un tentativo di farlo, poi non è stato fatto, e non credo che sia stato fatto nulla. Non so in concreto quali iniziative ci siano, visto che ormai l'Expo si avvicina rapidamente, insomma, quindi sarebbe ora di cominciare a farlo. Io penso che, come dire, i fenomeni criminali spesso hanno un effetto di rafforzamento reciproco, anche se sono indipendenti l'uno dall'altro. Io sono convinto, per esempio, che questo fenomeno di oggi, venuto fuori oggi, di queste presunte tangenti di cui si parla oggi, non hanno niente a che fare con la criminalità organizzata, tipo mafioso. Però quando si sfilaccia il tessuto di legalità, questo poi provoca delle conseguenze a catena che si ripercuotono dal livello criminale a quello amministrativo, a quello imprenditoriale, quindi è tutto un sistema di legalità che viene meno e consente poi rotture in tutti i campi, in tutti i settori. Mm-hmm. E quindi deflagrazioni. Ovviamente questo osservatorio, questi antidoti non ci sono, e quindi l'Expo può essere ovviamente potenzialmente una torta che fa gola, rimane tale, giusto? Ma certo, è una torta che fa gola, sicuramente, è una torta che fa gola, così come il Piemonte farà gola appunto la linea TAV, sulla TAV, sulla TAV ci volevo arrivare, lì c'è stato l'allarme della magistratura, l'allarme di Saviano, insomma di tanti esponenti della società civile, e quindi però ecco, quello che preoccupa più forse della TAV non è tanto solo questo, dottor Macri, ma anche infiltrazioni di elementi estremistici o no? Nelle manifestazioni. Questo sicuramente c'è, perché la vastità delle manifestazioni fa pensare anche a presenze strane che si spostano da un luogo all'altro laddove ci sono problemi di protesta diciamo genuina, legittima, si inseriscono anche degli organismi esterni che cercano di inserirsi e di trarne vantaggio. Uh-huh. Però quello che secondo me il pericolo a cui bisogna stare molto attenti è quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori della TAV anche in Piemonte, perché lì c'è tutto il problema dello scavo delle gallerie e quindi del movimento terra e trasporto di materiale inerte. Ok, che è perfetto per le criminalità organizzate. Sì, certo, poi lì è una zona già interessata. Senta, sulla trattativa Stato-mafia sta uscendo di tutto, veramente lo Stato è caduto così in basso secondo lei? Ma guardi, si rafforza la tesi che quegli omicidi sono stati omicidi strategici che con uno sfondo anche politico, insomma bisogna andare avanti su questa strada. Il livello militare è stato già esplorato, adesso bisogna cominciare a guardare per conto di chi la mafia ha agito in quegli anni. È un po' il ritornello che già abbiamo conosciuto altre volte, cioè ci sono fenomeni in cui convergono interessi e poteri di vario genere. E speriamo di arrivare alla verità. Ecco, però lo Stato, se veramente questo è accaduto, pensi dove basso è arrivato, in bassissimo, insomma. Sì, mi rendo conto, ma il nostro, già dalla strategia della tensione c'erano pericoli di questo genere e fenomeni accertati anche di questo genere. Quindi non la vedo particolarmente stupita. No, direi di no, anche perché di queste cose si parla da molti anni, insomma, fatti vari tentativi di indagine, sì sì, proprio a livello di antimafia, già negli anni 90 si era pensato ad uno scenario di questo genere, poi non c'erano stati riscontri positivi, adesso ci sono questi nuovi collaboratori che hanno ridato la possibilità di tornare su questi argomenti. Però Ciancimino è stato un po' screditato. No, io mi riferisco più a Statuzza che a Ciancimino, per la verità. E quindi questo consente oggi di riaprire quel capitolo che potrebbe riservare ancora delle novità. Sull'assassinio di Borsellino è in particolare quello è il punto più delicato di tutta la vicenda, sì.
Certo che sarebbe una cosa veramente shock se tutto questo si rivelasse. Aspettiamo di vedere cosa succederà. Su Falcone ci sono anche cose che non si sanno, secondo lei? Ma probabilmente sì, probabilmente ci sono anche lì delle cose che non si sanno. Insomma, io ricordo che allora si era anche detto che c'erano stati degli annunci di quell'attentato, delle cose un poco strane che si erano verificate. Insomma, ci sono tanti punti ancora oscuri di quelle vicende. Come in tutte le vicende italiane, c'è sempre un lato misterioso che aspetta di essere portato alla luce. Due ultime cose. Allora, uno, la magistratura ha rinnovato i suoi organi sindacali, ci sono stati vari travasi di voti che sono anche abbastanza fisiologici quando cambiano gli equilibri, ci sarà un nuovo vertice del sindacato e se deve fare una critica, un'autocritica alla categoria. La critica alla categoria, ci sarebbero alcune cose da osservare. L'Associazione Nazionale Magistrati deve preoccuparsi di difendere ovviamente gli interessi, perché non è solo un sindacato, ma è anche un sindacato. Qui può parlare liberamente. La tutela anche degli interessi dei magistrati, ma nello stesso tempo deve evitare di condizionare con il peso delle correnti insomma, il Consiglio Superiore della Magistratura, che deve agire senza condizionamenti correntizi. Questo è importante, ci sono stati purtroppo queste cose, ci sono tuttora e queste devono essere evitate. Il Consiglio Superiore deve esprimere le sue valutazioni sia in materia disciplinare, in materia di promozione, in materia di trasferimenti, tutte le materie di cui si occupa, senza il peso del condizionamento delle correnti, quindi senza tener conto degli equilibri correntizi, che è la cosa peggiore che possa capitare. Ma quindi, però, per come è strutturato adesso il CSM, inevitabilmente questo elemento è forte, no? Questo elemento è forte, purtroppo, perché deriva anche dal sistema elettorale, ma insomma è importante che però le correnti si astengano dal condizionare il CSM, ecco, si tengano lontane dalle questioni che il CSM deve affrontare, soprattutto in sede di nomina dei capi degli uffici. Che è chiaro, deve essere assolutamente di opportunità meritocratica, curriculum, eccetera. E non di equilibri correntizi. E su questo punto l'ANM dovrebbe dare un segnale più chiaro, ho capito bene. Sicuramente. Cosa può fare? Un codice etico? Che può fare? C'è un codice deontologico dei magistrati, bisogna osservarlo molto più attentamente. Più attentamente, perché comunque la tendenza a correntizia poi alla fine vi toglie anche credibilità, no? Certo, ci toglie credibilità, perché se si agisce secondo logiche politiche, poi allora ci omologhiamo proprio a quel mondo politico che invece, dal quale invece noi vogliamo essere. Ma lei ha votato? Sì, ho votato. Ha votato, perfetto. Senta, l'ultima cosa, una domanda un po' più di costume, che non le avevamo ancora fatto, abbiamo fatto altri giudici, così più di costume sulla mafia. L'omosessualità e mafia, ancora un tabù inconciliabile a vari livelli, parliamo di 'ndrangheta, di mafia e di camorra. Sotto il profilo del costume è diffuso, è sicuramente un tabù, però penso che anche questo fenomeno sia ormai un po' alle spalle. Ci sono casi anche di esponenti mafiosi omosessuali, ma insomma non mi sembra un punto particolare. Vivono nascosti o dipende dal potere, se sono di piccolo calibro devono tenersi nascosti, altrimenti vengono espulsi in maniera anche violenta. Se sono dei capi se lo possono permettere, addirittura di sono rapporti di forza, tra virgolette, di viverlo come di viverlo visibilmente, insomma. Visibilmente, insomma, adesso, di non avere paura, di esserlo. Vabbè, per un mafioso vuol dire quasi coming out, ecco. Ho capito quello che vuol dire. Non è proprio così, ma insomma, un mafioso, anche se nel suo ambiente si sa che ha qualche problema di questo genere, è comunque problema per loro. E naturalmente nessuno osa toccarlo, perché è un uomo di potere, un big boss, e se lo può permettere. Se lo può permettere, c'è questo tipo. Invece a livello più
più di picciotto, più operativo, diciamo così. Ultimissima cosa, nei rapporti di forza, Obama ha parlato di camorra con un grande risonanza internazionale, l'andrangheta sappiamo tutti, lei meglio di tutti noi a che livelli è, la mafia è data forse un po' precipitosamente per declinante, come sono i rapporti di forza? Secondo me un po' troppo frettolosamente è stata indicata come declinante, probabilmente si è un po' inabissata e continua a lavorare però molto più nell'ombra di prima. Camorra e 'Ndrangheta invece sono in forte espansione internazionale e quindi se ne sente parlare molto di più e appaiono sicuramente più presenti e più pericolose. Però penso che anche Cosa Nostra non abbia perso denaro, il suo potere. Lei ancora tira le redini, tira le fila? Probabilmente sì, probabilmente sì. Anche se non è, credo che non sia soltanto lui al centro degli interessi di Cosa Nostra, delle strategie di Cosa Nostra. Sicuramente è un personaggio di primo piano che tuttora è abbastanza coperto, tanto da sfuggire alla cattura, nonostante si lavori moltissimo su di lui. Ok, senta dottor Macchini, noi la ringraziamo per questo colloquio. Ci saranno novità, lei rimane ad Ancona per ora, giusto? Per il momento rimane ad Ancona. Certo. Grazie dottore. Prego, grazie a lei. Curatore, grazie. Buonasera.